Quando la musica nasce dentro, vien fuori piano piano, nasce dall'immenso del cuore e dall'anima. 31ª puntata con Romualdo si racconta. L'ospite di oggi, il racconto di oggi, è ancora un ex Beatles, George Harrison. Questa 31ª puntata si ritorna a parlare del grande gruppo dei quattro scarafaggi di Liverpool, i Beatles. George Harrison è nato il 25 febbraio del 1943 a Liverpool, è morto a Los Angeles il 29 novembre del 2001. Dal 60 al 70 chitarra solista e cantante dei Beatles. Dopo il 70 anche lui intraprende la carriera da solista, anche produttore musicale e cinematografico, e fu anche il fondatore e membro del gruppo dei Traveling Wilburys. In ogni album dei Beatles c'erano sempre uno o due brani composti da lui, ma i più famosi restano sicuramente While My Guitar Gently Weeps, Something e Here Comes the Sun. Il suo primo album solistico è stato All Things Must Pass, a cui collaborò anche Ringo Starr e Eric Clapton e Jeff Lynne e anche Tom Petty. Si convertì alla cultura e alla musica indiana, usandone spesso le sonorità anche nei Beatles. Nella classifica della rivista Rolling Stone è all'11º posto come chitarrista. Il suo grande successo appena dopo lo scioglimento dei Beatles è sicuramente l'album addirittura triplo All Things Must Pass del 1970, prodotto da Phil Spector, con grandi musicisti anche questo album: Eric Clapton, Dave Mason, 7 milioni di copie vendute, e negli Stati Uniti il singolo My Sweet Lord, che è uno dei due brani che vi farò ascoltare, giunge al primo posto della Billboard Hot 100 per ben 4 settimane, ed in seguito però è accusato di plagio per questa My Sweet Lord, che è simile ad un altro brano degli anni 70, Is So Fine, un successo delle Cliffons dei primi anni 60, come dicevo. Una causa lunghissima quella di questo plagio. Si conclude nel 1990 con la cessione dei diritti allo stesso Harrison ed il pagamento delle spese al suo manager, che aveva fatto il doppio gioco comprando, pensate un po', i diritti della canzone che si dice Harrison avesse plagiato. Insomma, una storia che ha del grottesco, cose che capitano ai vivi, diceva un amico mio. Ma andiamo all'ascolto dei due brani. Iniziamo con il primo, che è sicuramente il grande successo scritto da George Harrison quando faceva parte dei Beatles, Something, e poi la bella My Sweet Lord, con quell'avventura che gli capitò venendo accusato di plagio. Something e My Sweet Lord per questa 31ª puntata di Romualdo si racconta. George Harrison. Something in the way she is smooth strike me like a new autumn lover. Something in the way she is moves. I don't want to leave her now. You know I'm gonna leave her now. Someone in her smile she knows and I don't need new or the lover. Something in her style shows me I don't want to leave her now. You know I'm gonna leave her now.
snows, and you hate to fiddle everywhere. Something in this field shows me I know what to leave now. You know I believe now.
Due grandi successi anche oggi per la 31esima puntata dedicata a George Harrison, Something nell'epoca dei Beatles, autore lo stesso George Harrison, e My Sweet Lord con quella bella avventura che gli capitò sul plagio di cui fu accusato. Era la 31esima puntata di Romualdo si racconta, grazie, l'appuntamento è come sempre alla prossima, la 32esima, vi aspetto sempre numerosi. Grazie e alla prossima puntata. Ciao a tutti da Romualdo. Quando la musica nasce dentro, vien fuori piano piano, nasce dall'immenso del cuore e dall'anima.